Leggiamo in Isaia capitolo 48 versetto 18 e dice: se tu fossi stato attento ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. E ancora Salmo 81 versetto 13: oh, se il mio popolo volesse ascoltarmi. Se soltanto, c'è un rammarico in queste parole. Le udiamo sovente. Se soltanto non avessi sbagliato strada quel giorno, se fossi stato più prudente, se soltanto avessi ascoltato i consigli dei miei genitori, se soltanto avessi studiato un po' di più per passare l'esame, e così via. In questo modo riconosciamo i nostri errori e le occasioni mancate. Ma nel versetto di oggi è Dio che manifesta il suo rammarico di fronte alla disubbidienza del popolo di Israele, quando i suoi pensieri erano di fargli del bene, di dargli la pace e la vittoria sui nemici. Anche il Signore Gesù ha sospirato a causa dell'incredulità di quelli che era venuto a guarire, come ritroviamo in Marco capitolo 8 versetto 12. Di fronte all'indurimento degli abitanti di Gerusalemme ha esclamato: «Oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi». Luca capitolo 19 versetto 42. E ancora: «Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto». Luca capitolo 13 versetto 34. Come risposta alla sua bontà, l'uomo lo ha condannato a morte e crocifisso. Ancora oggi il pensiero di Dio è di fare del bene. Egli è il Dio della speranza, è scritto in Romani capitolo 15 versetto 13, e vuole darci la gioia che proviene da Lui. Egli non prende piacere nella morte dell'empio, ma vuole che questi si penta, abbandoni le sue vie malvagie e abbia così il perdono e la vita. Ezechiele capitolo 18 versetto 23. L'uomo è responsabile delle proprie scelte. Accettare per fede la salvezza offerta da Gesù Cristo ed essere salvato, o rifiutarla ed essere perduto per l'eternità. Oh, se soltanto tu che stai ascoltando facessi la scelta giusta. Bene, che il Signore ci benedica.